Oh, aspetta, però mi devo fare la sigaretta, puoi anche riprendere Sì, io sto la tecnica riprendendo. di fare le sigarette, Intervista che rapida per Frigidaire questa. ne... Allora, Questa è quella, sono un uomo di buon senso e di poche uomo di parole. voce, se poche parole. Allora, iniziamo da. Aspetta, perché Ah sì. no, non ce la fai a No. rispondere che facendo la sigaretta. Beh, sai, sono un po' maldestro, come il presidente Gerald Ford, che dicevano per prendersi in giro che quell'uomo non riusciva a camminare e a masticare un chewing gum assieme. Allora, io lo capisco, il povero Jerry Ford, anche se era repubblicano. Insomma, dice, ma non avevi smesso di fumare? Beh, vedete, fumo i vapori della sigaretta No, ma elettronica. sigarette vere quante ne fumi al Poi tra giorno? una sigaretta e l'altra comunque fumo queste che te le devi fare Quante ne e non fumi di ho più queste? comprato un pacchetto di sigarette, quindi non è quel fumo compulsivo che tu tiri la sigaretta eccetera, la devi fare artigianale, ne Sì, ma fumerò quante 5-6. sigarette fumi al giorno? 5-6 al massimo. 5? Dimmi quando sei pronto. Ah, Beh, siamo pronti, possiamo. allora possiamo già andare. Possiamo, come no? Possiamo andare. Se non quaderno, ma ah, ecco. No, fumi 5-6 sigarette di tabacco, invece sigarette al vapore acqua Beh, quante? quello l'importante è non fumare come un assatanato che si scalda troppo e allora l'acido glico non so che cosa può produrre della formaldeide, che è un altro cancerogeno, quindi è meglio di no. Allora, con la prima domanda è questa, che rapporto hai con Parigi? Insomma, è la città dove, se faccio i conti, ho vissuto più giorni nella mia vita a sto punto. Che a Parigi, Parigi siamo arrivati il giorno dell'armistizio, come il 4 novembre in Italia, queste feste patriottarde, e questo è l'11, in Francia è l'11 novembre dell'81. Fino al 2007. Chi c'era più parigino di me? Qualche volta sono andato qui e là, 15 giorni all'anno andavo nel sud perché veniva mia madre, sempre più verso i 100 anni, e le mie sorelle, tutti 15 giorni, ma insomma stavo in Francia e molto a Parigi. I francesi partono sempre. Io dicevo che qui i veri parigini di Parigi sono poi gli immigrati, e cioè che non partono mai. Quindi Parigi è proprio, se dovessi dire, è proprio la mia città, insomma Parigi. Poi salto un po' Milano, Terni, Milano, Roma, e in fondo mi trovo anche molto a Terni, dove ho vissuto i primi 18 anni, che è la seconda città, forse come tempo in cui sono stato. E poi c'è invece un'appartenenza fantasmatica che mi è tornata fuori un po' per gioco, che è Napoli. E dell'arrière pays da dove veniva mio padre. Oreste, e qual è il luogo più bello di Parigi? Il luogo che visiti volentieri o che hai visitato volentieri? O un luogo che ci consigli di visitare? Sempre sono dei luoghi, elimino gli squat, non so, le cose, i luoghi delle No, ma quelli che piacciono a te battaglie. proprio, un luogo tuo dell'anima, Un diciamo. tempo mi piaceva moltissimo Beaubourg. Prima che lo ristrutturassero, che uno ci raccontò un architetto che lavorava con Piano. Piano è anche geniale, però lo sai che quando l'hanno ristrutturato hanno dovuto fare le cose in modo tale che ci fosse la fila fuori nel freddo, perché è una gara tra i musei. Più fila c'è tra l'Ermitage, l'Escurial, il Louvre, eccetera, più fila c'è e più il museo è rinomato. Invece prima non c'era la fila, entravi in quella specie di tubo di plastica ed era tutto aperto e io andavo, Lucia andava lì, trovavi i capannelli, la gente, era una specie di Beaubourg prima che lo ristrutturasse. Poi prendevi quella scala, potevi andare alla biblioteca dove c'erano anche i clochard che si guardavano le cose, poi andavi in cima, c'era una caffetteria e lì vedevi tutta Parigi, potevi fare delle interviste, delle foto, eccetera. Adesso è inaccessibile. E no, invece più intimo,
A me piacciono molto queste cose, strano, eh? Un tempo mi affascinava quando stavo a Milano, dico, ma pensa tu, andare ad abitare a Boccadasse a Genova, che tu sei in questa città industriale, quindi le lotte operaie, la cosa è, però stai in un porticciolo in mezzo sotto al mare. E qui c'è alla Rue de l'Ermitage, nel 20° arrondissement. C'è una parte dove tu esci dalla Rue des Pyrénées, è vicino, e poi prendi delle stradette con delle scalette, cioè ti ritrovi in mezzo a una specie di villaggio strano, nel centro di Parigi, insomma. E delle cose, io non frequento molto i musei, una volta mi scappò detto con un mio nipote che stavamo a discutere, lui faceva il primo anno di filosofia, e dice, ma dobbiamo andare, che dobbiamo andare al Louvre, perché sai, la Gioconda erano ragazzi. Vabbè, ma la Gioconda sta pure nei libri di storia dell'arte, disse una cosa, e poi non parla, non è che ci puoi parlare. E quindi dei musei mi sembra che è abbastanza straordinario questo Musée Guimet sulle civilizzazioni, un museo antropologico strano, che vedi le cose più strane, che ti stimola la fantasia, insomma. Ti piace vivere a Parigi? Ma devo dire sì, anche se sempre di più collego Parigi come una cosa che è anche carica di tanto stress, no? Questa specie di vociferazioni, la vita che ti tira da tutte le parti, ti tira per la giacca, ti spinge, eccetera. E questa è proprio la condizione in cui poi io, che già avevo una tendenza, non è nessuna né virtù né proprio imbecillità, e invece direbbe Guattari sulla scorta di Piaget, strutturazione nevrotica della personalità. Quell'altro che a me sta antipatico, anche se ha fatto qualche bel film, di Nanni Moretti, dice: io sono un autarchico. Appunto, io invece sono un empatista parossistico, per cui poi questo ti mette. Siccome poi ho avuto una sovraesposizione mediatica, non per merito mio, ma perché mi trovavo nel punto dove mi è cascato addosso un banco, è diventata un'icona, e quindi c'ho una tendenza a farmi un po' totemizzare. Allora, scherzando, dicevo il factotum. Quindi capitare poi in mezzo a una famiglia, nel senso del familialismo, perché non è tanto una comunità, perché le affinità sono molto relative, cioè del familialismo, come quella di centinaia e centinaia di rifugiati, e con questa divisa scelta che io rivendico, che è stata dall'inizio, insomma, tra chi diceva no, ma qua siamo di passaggio, quando mai noi accetteremmo di essere rifugiati, e mica cauzioniamo Mitterrand. Noi siamo solo qui per posarci un momento. Altri che invece, più integrato, integrazionista di me, tumori, insomma. E io invece avevo preso questa divisa, c'è una cosa di Gilles Deleuze, note per una morale provvisoria, cercare di essere all'altezza di ciò che ti capita. E nel nostro caso era dire, bene, qui possiamo stare, ma non è che siamo rifugiati a norma dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, perché questo significherebbe dichiarare che allora l'Italia non possiamo. E siamo rifugiati di fatto, molto precari, sempre infatti a rischio di estradizioni a caso, per motivi imperscrutabili. E dunque la divisa era asilo, uno, indivisibile. Indiscriminato, incondizionato, c'est-à-dire pour tout un chacun che non si può e né si deve declinare con le famose sessuazioni o gendrizzazioni delle desinenze, vuol dire tutti e ciascuno, quindi senza nessuna considerazione tipologica. Se non è così, diventa inaccettabile, insomma, e quindi questa è stata la divisa, l'atteggiamento, e questo è stato. È chiaro che poi magari quelli che erano più vogliosi, non per cattiveria, di integrarsi, dicevano, eh sì, Oreste dice tutti e ciascuno, e dicevano, Oreste che dice tutti o nessuno, e qui va a finire che ci cacciano tutti. Io non dicevo tutti o nessuno, era tutti e ciascuno. E quindi Oreste, qual è il filosofo che ami o che ti ha formato di più?
O che leggi più spesso, se ne leggi qualcuna. Beh, devo dire, intanto appunto più che di lettura sono un uomo di ascolto a tutt'occhi, di parola, e da bambino ero stato piazzato in questa cosa, dice, avventizio precario della vita con mia madre che diceva che sogno impossibile vedere questo figlio quando avrà 15 anni. Lei pensava di parlare di sé, ma pure di me, perché eravamo io e lei settimini e dovevamo essere degli avventizi della vita, sempre precari. E quindi da bambino, essendo in un mondo di grandi e messo sotto una campana di vetro, è chiaro che ero quello che si dice precoce, leggevo prestissimo, eccetera. Quindi ero diventato un po' come un grillo parlante nella mia città, quello lo fan prodigio e quella. Appena ho potuto, col pretesto del luglio 60, mi sono tuffato nei giovani comunisti, eccetera, la strada, la bagarra, la cosa è che ho un po' interrotto gli studi regolari a quell'età, a 13 anni, e quindi però dopo mi piace un sapere anche molto rapsodico, penso di aver incontrato veramente dei buoni maestri, forse quello decisivo è stato Mario Tronti, quindi che potrei dire? Come riferimento è Marx, ma è un Marx non come dicono tutti i fessi che lo danno per cane morto, è un Marx non passato per Bologna, come si dice in Italia, contraffatto in fondo dal grande notaio del marxismo, Kautsky, in cui poi è un Marx che in realtà è molto lassallizzato, cioè dentro Ferdinand Lassalle, che è stato era un ex compagno di Marx e poi invece una rottura violenta, è stato il fondatore della socialdemocrazia tedesca, che era anche molto simpatico, ma non è che fosse cattivo, però lui aveva due idee forti sue, che il capitalismo era naturale ed eterno, peggio che Fukuyama, insomma, e che lo Stato era manco neutro, era l'amico dei proletari nel loro conflitto col capitalista singolo. E Marx su questo ha scritto Critica del programma di Gotha, proprio menando fendenti contro lo statalismo, eccetera. E invece l'hanno presentato come uno statalista, l'hanno presentato come se fosse come poi una specie di erede di Robespierre e del giacobinismo, mentre il Marx di alcune parti formidabili, Grundrisse, il frammento sulle macchine, manoscritti, è tutto diverso. Ma anche il Marx intero è profondamente diverso da questa contraffazione proprio che è quella del Marx, insomma, che sembra l'antesignano del bolscevismo, del socialismo reale, eccetera. E per me quello è un grande riferimento. Per quelli che seguono sempre le mode, prima che dicano, oh, vabbè, ancora Marx, dico, beh, per esempio Gilles Deleuze, in una frase in cui gli chiedevano di parlare semplice, dice, due cose devo dire. Non ho mai rinnegato maggio 68. Dice rinnegato, non che non puoi superare e criticare, ma rinnegare, come dice Spinoza, è proprio. E non ho mai rinunciato a Marx. E quindi non vuol dire non che io gli rendo omaggi, quello se ne fotte, no? Non c'ha bisogno dei miei omaggi in qualsiasi paradigma teista, ateista, eccetera. No, rinunciato vuol dire che è una scatola di attrezzi, come dice Deleuze, una boîte à outils straordinaria, un cantiere di concetti straordinario, e lobotomizzarsene mi pare proprio un segno e una causa di disastro. Dei filosofi francesi, hai conosciuto qualcuno qui a Parigi? Di persona, come Sì, di persona, filosofi, proprio fisicamente. atti 3, beh, ho conosciuto Deleuze, che però era già molto vecchio, malato, eccetera, quindi poi Félix Guattari, che era tutto, ma era filosofo, era psicanalista, era il binomio con Gilles Deleuze, era la Sì. sua voce nel mondo, e ho conosciuto Derrida. E poi altri in modo piuttosto fugace, non ho avuto occasione di conoscere Foucault. Ho conosciuto Henri Lefebvre, che è stato un personaggio importante, insomma, il marxismo critico di Lefebvre. A 13 anni lessi quelle due cose, a 12 anni forse,
Lavoro, salariato e capitale, che è un opuscolo divulgativo di Marx, ma tutt'altro che volgare. E Le Marxisme, tradotto in italiano nei Garzantini, qui era il Che sei, di Henri Lefebvre, e ne sono contento. Pensa tu se fossi entrato nella FIGC e mi avessero ammannito quelle cose che facevano studiare alle scuole di partito, Cousin e Narbatov, Principi generali del marxismo, una teologia proprio terribile, insomma. Ascolta, Oreste, qual è stato il giorno più bello della tua vita, se c'è stato? Allora, come dire, se si vuol fare i sentimentali, si potrebbe dire anche così nell'intimo, uno dice con Lucia, però diventa poi un po' difficile, poi forse qui mi tengo per un attimo a una sensazione più che il più bello, diciamo. Quello rarissimo in cui ti poteva dare alla testa un senso trionfale, va. Allora, però è nella dimensione pubblica. Una è stata il giorno di Valle Giulia, perché in fondo quando c'è in quella canzone, lo dico senza di Paolo Pietrangeli, non siamo scappati più. E beh, là io c'entro qualcosa perché eravamo andati per manifestare davanti alla facoltà di architettura che era serrata, quindi era come occupata dai poliziotti. E si va lì con un primo embrione di servizio d'ordine. E poi quando arriviamo là sotto, tutti questi poliziotti, forse perché con la coda dell'occhio vedo Massimiliano Fuksas, che adesso sarà un archistar, ma allora lo prendevano per la mia guardia del corpo, perché era fortissimo e diceva: ma sai che c'è? La differenza è che qui tutte le figure del 68 sono tutti emaciati così. Beh, io ero un po' mezza sega, ma non era colpa mia, con i 30 in lode. E se uno è forte fisicamente pensano subito che è fascista, ma io mio padre era lituano e lì invece c'era la ginnastica, la forza. Allora, e allora vedendo Fuksas ci siamo guardati, abbiamo detto attacchiamo, e lì è venuto fuori. Poi naturalmente ci avevano chiuso dentro un passaggio che abbiamo preso, eccetera. Però alla fine, dopo che malconci, dopo tutti gli scontri, attraversiamo Roma, arriviamo sotto Palazzo Chigi, che adesso ti mitragliano se ci arrivi. Parlo io dal monumento lì dicendo: compagni, solo quattro file di poliziotti che stanno là con me, ci separano dai nostri nemici. Poi scendono i deputati un po' più di sinistra, comunisti, in Grau, eccetera, e dicono: accettate che una delegazione la invitiamo per parlare al gruppo. Il PC cercava un po' di recuperare, allora saliamo io, Piperno, altri così. E quando usciamo, io avevo delle scarpe strette del compagno Gigli dove avevo dormito, che avevo sofferto tutta la mattina, quindi soffrivo con queste scarpe. E con Piperno e forse mio cugino Sergio Petruccioli ce ne andiamo verso casa, era finito tutto, e all'edicola di Piazza Colonna vediamo Paese Sera e giornali della sera con un titolo: Battaglia a Valle Giulia. Comunque, ci hanno fatto. Questa è una. Ma un'altra volta anche un senso un po' così di dire: beh, ho fatto la cosa giusta, che c'era stata una grande battaglia all'università per quello che valeva, perché lì era serrata l'università e facevamo una manifestazione naturalmente contro il governo. E allora Piperno, Franco Russo, alcune figure, io sostenevamo che bisognava forzare, anche se la polizia ci impediva voler arrivare sotto Palazzo Chigi, forse è stato prima o dopo, non mi ricordo. E c'erano un po' dei maoisti, tutti gentili, che dicevano che questo era avventuristico. In effetti, forziamo, arriviamo, però partono delle cariche della polizia e una camionetta che sbanda più o meno volutamente, lì per fortuna non c'è stato il morto, prende un compagno che era dello PSIUP tra la camionetta e il muro e gli frattura la gamba in varie parti. Allora c'erano già quelli che dicevano: ecco, avete visto, ve l'avevamo detto, che piangere. E poi a un certo momento stiamo là sotto e ci ho avuto un colpo
non di genio, ma è come quando uno tira lo zen e il tiro con l'arco. C'erano queste camionette, che poi io non è che dico, è un fatto di coraggio, ma qualche volta dico, allora le camionette con i motori accesi si capiva che stavano per far ripartire la carica. Allora sono balzato sopra il tetto della camionetta col megafono e ho cominciato ad arringare e quelli non sono partiti. E io ero preparato a saltare giù. Allora, quando l'ha fatto Yeltsin sul carro armato, ho detto: vabbè, questo ho già visto. Oreste, stiamo per finire perché. Allora, rapidissimamente, quanti anni hai tu adesso? 68. 68. Se dovessi riassumere in poche parole la vita, che cosa ti ha insegnato? Tu hai vissuto tante di quelle cose caotiche, politiche, sentimentali, insomma, è una vita E molto. che direi, Cosa non lo so, diresti ora? potrei sembrare immalinconito, quasi un po' come dice Mario Tronti delle volte. Un tempo si diceva, pensare il mondo, non so di chi è questa frase, dal punto di vista della sua radicale trasformabilità.